Questo progetto è un progetto che ha un'ambizione intanto di contenuto, è un progetto che ha caratteristiche internazionali, viene presentato oggi a Settimo alla nostra amministrazione, all'attenzione dei media e degli interlocutori presenti in sala, ma contestualmente mi è stato detto che si lavora per presentare un progetto analogo in altre due capitali europee. Esso stesso un generatore di sostenibilità, nel senso che parla a, e vi dico, si vede qual è il contenuto di questo progetto. L'ambizione è portare su Settimo Torinese 300-400 imprese leader mondiali di edilizia sostenibile per fare filiera. Oggi la filiera, diciamo, di queste, sia delle multinazionali che di eccellenze italiane che pur abbiamo su questo settore, è un po' frastagliata, c'è una domanda, lo sappiamo, sicuramente crescente attorno al tema dell'edilizia sostenibile, a partire dai materiali per arrivare al design, al manufatto, l'organizzazione del settore però risente anche della velocità, del tumultuosa con cui questo mercato si è creato negli ultimi anni. Abbiamo un settore fatto da molti installatori, da intermediari di diverso tipo, e come sempre accade in questi casi le Batiman si inserisce lì dentro per provare a dare anche una occasione di razionalità a questa filiera, e di qui l'idea non di un centro commerciale ma di un grande expo permanente per le tecnologie e le imprese dell'edilizia sostenibile. Questo è quindi il contenuto fondamentale di questo progetto, che può vedere una forte attrazione a questo settore, che ripeto è un settore in crescita, l'abbiamo visto anche recentemente da iniziative come Restruttura, come esposizioni diciamo temporanee, che può riorganizzare la filiera produttore-installatore e che può dare un'opportunità, io credo, sia alle imprese che ai cittadini che agli operatori del settore. La Batiman si inserisce all'interno di questa proposta, è un'offerta fatta ai consumer, perché lo vedrete, è un contesto molto, molto friendly, molto adatto anche alle famiglie, ma nel contempo è un contesto altamente specializzato, è prevista materioteca, un punto di assoluta eccellenza nella ricerca dei materiali, quindi è un punto che si propone sia come interfaccia amichevole del mercato con i consumatori finali, sia come punto di altissima specializzazione di riferimento per gli operatori. Bonsoir a tous. Buongiorno a tutti. Je voudrais me présenter très rapidement. Volevo presentarmi molto velocemente. Je suis architecte. Sono un architetto. Installé principalement à Paris. Che principalmente lavora a Parigi. Et nous avons, j'ai toujours eu un rêve dans la vie, c'est d'un travail dans trois pays, la France, l'Angleterre et l'Italie. Ho sempre sognato di lavorare in tre paesi, la Francia, l'Inghilterra e l'Italia. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. E veramente per l'ultimo ho conservato il migliore. Et donc je m'installe en Italie. E devo dirvi che comincio una nuova esperienza professionale in Italia. Et donc nous avons commencé quelques projets en Italie, des projets très différents, vous allez voir. Abbiamo cominciato qualche progetto in Italia già. Donc quand j'ai rencontré Roberto Gualco, quando ho incontrato Roberto qui m'a proposé Gualco, de faire ce projet, che mi ha suggerito e proposto di fare insieme questo progetto. C'est vrai que j'ai été très intéressé. Devo dire che sono stato molto interessato. J'ai surtout beaucoup écouté ce qu'il voulait faire, son projet. Ascoltato molto quello che volevo fare lui e il suo progetto. Qui est une sorte de lieu du savoir-faire, un lieu de la connaissance. E che come se fosse un luogo per la conoscenza, per questa sapienza di fare, questa capacità di realizzare. Et je pense que c'est unique au monde, c'est la première fois qu'on va réunir d'une façon permanente. È per la prima volta che possiamo riunire in un modo permanente le savoir-faire di questa conoscenza e questa sapienza, le savoir-faire de l'homme dans le domaine, la conoscenza e la sapienza du bâtiment, dell'uomo nel mondo dell'edilizio, della costruzione. Et c'est particulièrement important aujourd'hui, e questo è molto importante oggi, car le monde change énormément, très très vite.
perché il mondo cambia in un mondo molto veloce. Nous avons pris depuis quelques années conscience des problèmes écologiques. Abbiamo capito da qualche anno l'importanza della sostenibilità dei problemi ecologici. Et donc on va s'apercevoir que le bâtiment va se tourner vers l'écologie, à la fois contraint et forcé. Deve tornare verso l'ecologia, a volte un po' obbligata di farlo. Et je pense que le bâtiment va à la fois ouvrir dans un site où l'écologie sera essentielle. Le bâtiment aprirà su un sito dove l'ecologia sarà molto presente. Le terrain sur lequel nous nous développons fait 450 000 mètres carrés. Il territorio dove abbiamo progettato il bâtiment si trova è un territorio di 450 000 mètres quadrés. Et la construction que nous envisageons sur ce terrain ne prendra pas plus de 10% de l'ensemble du terrain. Non sarà più di 10% di questo territorio. Et tout le reste sera réservé à un parc. Et le resto sarà riservato a un parco, un spazio. Pas n'importe quel parc, un parc vivant. Ma un parco molto vivace, direi. Pour la fois pour le sport, pour la culture. Che sarà aperto per lo sport. Pour les enfants, pour les familles. Per i bambini, le famiglie. Une sorte de parc de rêve. Un parco di sogno. Et qui va être un petit peu le contrepoids de ce lieu en réalité, le bâtiment, qui va être un lieu du savoir-faire de l'homme. Un po' la contraparte, la parte adversa, ma non de questo edilizio che sarà costruito, cioè la parte costruita sarà in equilibrio con la parte verde. Et c'est pour ça que je trouvais important que M. le maire dise tout à l'heure que le bâtiment va exister et il existera en relation avec les universités, avec la recherche, avec les industriels qui sont tout autour. È molto importante quello che ha detto il signor sindaco, che questo progetto deve esistere con gli spazi verdi, con l'università, con la ricerca, con l'industria. Donc on est parti du pot. Siamo partiti dal pot. Et des rives et voir comment on pouvait s'associer et imaginer même le futur. Immaginare il futuro e una sorta di grande coulée verte e inserirci in un grande spazio verde. Donc comme vous voyez, nous avons proposé d'implanter le bâtiment en partie basse du terrain en connexion avec le site industriel di mettere il fabbricato dello bâtiment nella parte bassa del terreno in collegamento con le vie qui arrivano. Et donc c'est ici que nous proposons un parc en deux éléments. E qui proponiamo un grande parc in due parti, in due elementi. Qui va devenir un lieu de visite, un lieu che può diventare un posto per le visite, per scoprire delle nuove cose, per le passeggiate. Et donc le bâtiment est fait d'éléments modulaires. È costruito di elementi modulabili che vi spiegherò dopo. Ici des aires d'exposition extérieures. Aree espositive esterne. Ici un parking qui est dissimulé dans les arbres ou dans des mouvements de terre. Un parcheggio che è un po' nascosto per movimenti di terra. Pour qu'on dissimule au maximum les voitures. Et per nascondere al massimo le macchine. Donc vous voyez comment on s'est raccordé aux existants, comment on a joué avec l'existant. Tutto è stato legato con l'esistente. Vous voyez que la ferme, on lui redonne un grand espace vert, magnifique. Questo edificio vecchio che è rimasto con. Ça, je pense que c'est un très beau projet à faire. Questo è un progetto molto bello da fare. Vous voyez comment on a intégré les parkings en jouant sur des buttes de terre. Vedete come il parcheggio è stato trattato in un modo paesaggistico, un giardino molto contemporaneo. Et donc vous voyez aussi le parc avec les promenades, ce qu'on a appelé les folies qui peuvent être des restaurants. Le passeggiate e con le folie, come diciamo noi,
che possono essere piccoli ristoranti, caffè, posti per i bambini. Et donc ici on pourrait même trouver des bibliothèques, des endroits pour les chercher, pour les étudiants. Anche possiamo fare piccoli posti per gli studenti. Et au bout du terrain, on a imaginé aussi, puisque toutes les voitures vont arriver par ici, rentrer dans le parking, comme toutes les macchine arrivano ou alors venir ici dans le parking là, sul parcheggio. On a imaginé que lorsque les gens seront dans ce bâtiment, abbiamo immaginato che quando la gente nel mio bâtiment, ils puissent aller directement per poter andare par ce, direttamente al par parco, ce pont suspendu, con, se retrouver dans questo, le parc. Comme un ponte, una passerelle. Sachant que les étudiants qui pourront travailler dans la partie ici où il y a toutes les salles de classe, per esempio, se abbiamo studenti che lavorano nella biblioteca e negli spazi delle conferenze del bâtiment, pourront connecter ici et arriver dans le parc. Dopo possono venire nel parco, in questo spazio verde. Donc voici le plan. Ecco la pianta. Le bâtiment lui-même qui fait aujourd'hui 150 mètres par 600 mètres. Oggi la dimensione è 300 mètres. È 300 mètres. È 300 mètres. Metri sul 150. Avec donc son patio au centre. Con il patio al centro. Des terrasses. Terrazzi al piano. A certi piani, dopo vedremo la elevazione. Donc voilà au sol. Vous savez que le principe du bâtiment, ce sont des... La pianta del piano terra. Come lo sapete, il principio di questi spazi. C'est d'avoir des sortes d'espaces de présentation. Et di avere spazi espositivi. Et de mise en valeur des produits. Per diverse ditte, diversi prodotti. Donc nous avons prévu des modules de 9 mètres par 9 et 9 mètres par 6. Moduli 9 mètres par 6 et 9 par 9. On rentre par ici. On rentre là. On trouve un grand patio. C'è questo grande spazio patio. Et ici, tout de suite du patio, toutes les circulations partent du patio. C'est-à-dire que c'est un point de repère et que l'on soit. Patio qui est un punto di riferimento. Et on trouve des circulations verticales. Et anche ci sono circolazioni verticali. Des points de restauration. I punti per la ristorazione. Des bars, des. Bar, café. L'étage supérieur. La piano del primo piano. On a un endroit qui sera une partie d'espace de vente. C'è una parte che sarà un spazio per la vendita. Et on retrouve des modules de présentation. E altri moduli per la presentazione dei prodotti, spazi espositivi. Et enfin le dernier étage. E l'ultimo piano, il secondo piano. Où on trouvera un petit endroit pour le congrès. C'è un piccolo posto per riunioni, congressi. Les bureaux, les salles de réunion. Anche sale di conferenze, les ateliers de design, atelier di design, matériothèque, et puis ici des salles de classe qui donneront soit sur le patio intérieur, soit sur les terrasses extérieures. Ça va être des endroits absolument magnifiques. Che saranno veramente spazi magnifici. Beaucoup de lumière naturelle. Con una luce naturale importante. Et on retrouvera aussi un espace restauration avec un self-service. Un ristorante classico sulla terrazza. Et enfin un sous-sol. E questo è il piano interrato. Avec 1800 places de parking. 1800 posti et 200 places pour les motos. E 200 per le moto e biciclette. Et voilà le bâtiment tel que nous l'imaginons la nuit. La prima prospettiva del bâtiment come l'abbiamo immaginato noi di notte. Il est construit par des modules préfabriqués. È costruito di questi moduli prefabbricati. En béton, pierre. In cemento. Pierre. Cemento, pietra.
Et ce sont des modules qui font 6 mètres par 6. Et sono moduli che fanno 6 metri per 6. Ou parfois 12 mètres par 12. Oppure 12 per 12. Avec deux trames, une trame étroite, une trame large. Con due configurazioni, più stretti e più larghi. Ou alors transparent complètement. O completamente trasparenti. Et avec ça, on va pouvoir construire le bâtiment et, con questo si può costruire et le rendre vivant. E lo fare molto, molto dinamico. Un bâtiment. Abbiamo voluto fare un edificio qui ne soit pas à la mode, mais qui soit hors des modes. Che non sia di moda, ma fuori della moda. Così. Et qui puisse résister longtemps. Et che può resistere. Donc on a essayé d'avoir un langage che può resistere a tutti questi movimenti, le cose che entrano in moda e che escono molto velocemente. Qui siamo una cosa classica, contemporanea, semplice, ma di buona qualità. E che può essere sviluppata e anche come modulabile, può essere costruita in un modo molto semplice e riprodotta in altri posti. Le principe de construction. Eccolo, il concetto della facciata. Sono des modules, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sono moduli, come donc, vi ho fatto vedere, che poi sono trasparenti, de trame, i due 6 mètres, 12 mètres, et puis, mètres, de temps en temps exceptionnel, 18 mètres. E può essere, et comme vous voyez, in modo ça fait, eccezionale anche 18 mètres. On peut construire quelque chose comme l'on souhaite par ce e système. Dopo si fa costruire tutto quello donc, che il fallait aussi que pour le bâtiment, il y a un concept fort au niveau de la construction. Anche volevamo per questo, per lo bâtiment, un concetto molto forte di costruzione, perché è il mondo della costruzione e che sia unico. E che en même temps est un signal, un signe. E che può diventare anche un segnale, ma anche lo siglo, il grafismo di una cosa nuova. Donc vous voyez le puits central. Si vede qui questo patio, questo et le bâtiment qui centro si développe de parte e l'edificio da due parti. Direi che tocca alcuni punti importanti di alcuni nodi importanti proprio della logica di progetto che si è instaurato in Laguna Verde e in qualche modo può costituire un tassello importante di completamento verso il Poda e sulla collina. A me sembra che ci siano tutte le condizioni perché possa avvenire un'integrazione assolutamente organica, che poi è l'obiettivo primo di questo progetto. Complimenti, perché è un progetto aperto, apparentemente chiuso in riferimento a una logica direi quasi giapponese di sistema di logica di costruzione, proprio la logica del tatami, la logica del ma molto aperto in riferimento alla possibilità di dialogo col territorio e con le altre architetture. Questa è l'impressione che ricevo. Parla l'ingegnere e devo dire che non posso che fare i miei complimenti per un dato che mi pare di aver rilevato in questa presentazione, che è la modularietà. È una parola e un sostantivo sostanziale per l'ingegnerizzazione di tutti i sogni degli architetti, perché in fondo uno dei motivi di difficoltà del nostro mestiere è quello di riuscire a realizzare la parte un po' sognata, perché per tradizione gli architetti sono quelli che osano di più. In questo caso devo rilevare con molta soddisfazione che questa modularietà voluta non ha disturbato minimamente la composizione, che resta piacevolissima, ma consentirà, secondo me, una esemplificazione di costruzione che va a una delle basi dell'ecologia, perché per me l'ecologia è anche risparmiare le risorse pubbliche. Ma è una cosa concreta ed è realizzabile con dei costi, giustamente Luigi, sono costi legati, anche i costi sono legati all'ecologia. Oggi è la presentazione ufficiale, e uso un termine molto pesante ma vero, è la presentazione mondiale di un progetto che si svilupperà in altre 25 capitali
del mondo. Per me Settimo è una capitale, perché con le bâtiments può diventare la capitale di un nuovo modello di sviluppo dell'edilizia ecosostenibile, ecocompatibile e soprattutto responsabile.